Buongiorno, oggi, sempre parlando di moto armonico, ci occupiamo di capire qual è la velocità del moto armonico. Consideriamo un moto circolare da cui nasce il moto armonico, per come lo abbiamo inteso. Nel moto circolare un punto P sta viaggiando ad una velocità tangenziale sempre costante, perché il moto è circolare uniforme, una velocità P tangente alla circonferenza. Il vettore velocità tangenziale, quindi, lo possiamo identificare con questo vettore. Quando questo punto viaggia, la sua proiezione anche si sposta lungo il diametro. Arriva qua, quando il punto P è qua, per esempio, la proiezione è qua. Man mano che il punto P avanza, questo punto Q viaggia per così. Arrivando qua, la velocità continuerà. Ovviamente il punto Q torna indietro. Quindi questo vettore rappresenta il vettore V del punto Q, con cui il punto Q, proiezione del punto P, sta viaggiando. Bene, adesso vediamo un pochettino di geometria. Lo spostamento angolare qual è? È questo angolo che dalla partenza ci porta fino al punto P. D'accordo? Chiamiamo questo spostamento angolare, lo chiamiamo φ. Ecco qua, questo angolo qua. Consideriamo adesso il triangolo QOP. Questo triangolo qua è un triangolo rettangolo. Questo angolo è di 90 gradi. Vediamo qual è l'angolo QPO, io l'ho identificato con un pallino arancione, questo angolo qua. Da cosa è dato? Da 180, come tutti i triangoli, tolgo 90 e tolgo questo. Ma questo che cos'è? 180 meno φ, quindi è 180 meno φ. Facendo due calcoli scopro che l'angolo pallino arancione QPO è uguale a φ meno 90. Sappiamo che la velocità VP, questo tratto, questo vettore qua, ed R, questo vettore qua, sono tra loro perpendicolari. Questo cosa vuol dire? Che l'angolo CPB, cioè quest'angolo qua, è dato da tutto il 90 meno quel famoso angolo che avevo appena calcolato, pallino arancione. Quindi è dato da 90 meno QPO, pallino arancione, cioè da 90 meno la relazione φ meno 90, quindi meno φ più 90. Se faccio questi calcoli scopro che l'angolo CPB, cioè quest'angolo, è dato da 180 meno l'angolo φ, spostamento angolare. Quindi cosa succede? Che l'angolo CPB è proprio uguale a 180 meno φ. Se considero il triangolo in alto, quello giallo, questo triangolo qua, scopro che cosa? Che CPB, questo angolo qua, che è uguale a CB, in questo triangolo qua stiamo ragionando, CB, questo lato qua, è un cateto di fronte a questo angolo, quindi CB è dato da tutta l'ipotenusa, che poi è anche il vettore tangenziale, CP, per il seno di quell'angolo che abbiamo citato prima, cioè di 180 meno φ, questo angolo qua. Poi c'è una legge goniometrica che dice che se io faccio il seno di 180 meno un angolo è uguale al seno dello stesso angolo senza il 180. Quindi questo qua io lo posso anche scrivere così tranquillamente. E allora che cosa ho trovato? Che il vettore questo qua è il vettore della velocità tangenziale, e che questo qua, che io riproduco qua sotto, è il vettore della velocità Q. Quindi la velocità Q è data da CB, questo segmento qua, sono paralleli e uguali. Cioè CP seno di φ, l'avevo trovato qua. Quindi il vettore VQ è dato da CP seno di φ, ma CP è proprio la velocità tangenziale. Quindi che cosa ho trovato? Che il vettore VQ è dato dal vettore VP per il seno dello spostamento angolare, essendo CP, lo vediamo, uguale proprio alla velocità tangenziale. CP è la velocità tangenziale. Con un po' di calma vi fermate il video e vi rifate questi calcoli. La velocità tangenziale, ricordiamolo dalle lezioni precedenti, è omega r. Quindi VQ, anziché scrivere CP, io scriverò che VQ è uguale a omega r per il seno di φ. Ci metterò anche il meno, perché effettivamente io sto andando dalla parte opposta all'asse X, che invece va da questa parte. Quindi tutto torna,
per bene. La velocità angolare di solito è definita come lo spostamento angolare fratto il tempo, quindi anziché metterci davanti qui omega r metterò meno omega r, e anziché mettere phi metterò omega t, cioè portando la t di qua scopro che phi è uguale a omega t. Questa, con un po' di fatica, è la relazione che ci dà la velocità nel moto armonico. Ovviamente, siccome il seno varia da meno 1 a 1 al massimo, abbiamo che questo valore moltiplicato per 1 o con meno 1, la velocità va da omega r come massimo e meno omega r come minimo. Quindi raggiunge al massimo la velocità tangenziale nel moto circolare. Qui abbiamo dei grafici, vediamo lo spazio-tempo, parte da 0, lo spazio percorso, ha questo andamento qua, quindi va da r meno r, lo spazio percorso certamente sì, perché lo spazio percorso va da massimo r fino a meno r. E la velocità, l'abbiamo appena dimostrato, va da omega r a meno omega r, l'abbiamo scritto prima, quindi questo è un seno e questo è un coseno. Questo è un seno, quell'altro è un coseno. Quindi c'è uno spostamento diverso. Ok? La fase iniziale che cos'è? Può succedere che non parta di qua, ma che parte di qua. A questo punto c'è da aggiungere φ0 ai nostri calcoli. Se aggiungiamo φ0, la relazione non diventa r coseno di omega t, ma diventa r coseno di omega t più la fase iniziale, questo angolo che era già stato considerato, ma lui è partito di qua e poi è andato avanti. Ok? Ripetiamo un attimo il grafico, lo spostamento è un coseno, quindi parte di qua, la velocità è un seno e quindi parte di qua. Eccola qua, la velocità è un seno, lo spostamento è un coseno. Se non c'è ovviamente la fase iniziale, consideriamo come φ0 uguale a 0, vuol dire che questo angolo inizialmente non c'è e vuol dire che si parte di qua. E torniamo alla formula precedente. Quindi queste due in basso sono le relazioni complete che tengono addirittura conto della partenza, non dall'origine degli angoli. Ok, un po' complicato, ma se lo riguardate qualche volta, sicuramente questi calcoli torneranno conto. Grazie e buona giornata.